una gara dominata dal Teramo poteva finire almeno 4-0. Sì, rammarico è quello perché c'è stata una prestazione importante da parte dei miei ragazzi. Abbiamo sofferto secondo me i primi 5-10 minuti, un po' d'adattamento al campo, un po' perché di fronte abbiamo una squadra molto tecnica, che poi su questo campo ci può stare un po' che ti mette sotto, però poi abbiamo avuto una reazione importante, abbiamo giocato veramente da Teramo. Abbiamo creato tantissime occasioni anche il primo tempo, nel secondo, però il rammarico è quello di non aver chiuso la gara, perché poi quando una squadra forte come l'Ancona rischi poi negli ultimi 5 minuti in un calcio d'angolo, una mischia, rischi di pareggiare, che una partita del genere sarebbe stato un delitto, però mi porto via una grossa prestazione, la grossa vittoria, perché di fronte a una squadra forte. È una squadra in crescita questa, quanti margini di miglioramento ha? Secondo me ancora tanti, perché oggi in rosa siamo partiti con 4 under, ma anche i 3 dietro, per farvi capire, tutti giovani, però sono giocatori che alcuni la Serie D, anzi forse tutti e tre l'hanno fatto quest'anno per la prima volta, e hanno poche presenze, devono ancora crescere, ma oggi è stata una prestazione importante da parte di tutti, da parte di chi è entrato, e oggi anche Luis Figaresio, Stefano De Gidio, lo stesso Nuno che ha sbagliato tanti gol, però ci si è trovato lì davanti perché si è mosso bene. Trovare una PEC questa partita, forse solo le occasioni mancate, però fortunatamente abbiamo vinto meritatamente contro una squadra forte che secondo me negli 11 è una di quelle squadre pretendenti per la lotta finale. Ecco, appunto, il neo è stato proprio il cinismo, come si allena, sulla testa o con la tecnica? Ma lì secondo me dobbiamo essere un po' più lucidi, anche lì Nuan ci si è trovato bene lì. A volte pensano di spaccare la porta, invece la palla la devi piazzare, devi più guardare il portiere che la porta. La porta non si muove, il portiere si può muovere. Però c'è anche da dire, l'ho detto prima a un tuo collega, che noi attacchiamo in tanti ma difendiamo anche in tanti, quindi 3 giocatori davanti si sacrificano tanto, e ogni volta attaccare 60-70 metri di campo non è facile, non arrivi molte volte lucido sotto porta. Ma l'importante è che ci troviamo, poi i gol arriveranno, i gol di Stefano sta arrivando, il gol di Fabian, di Nuan arriveranno, perché quando crei tutte queste occasioni prima o poi si sbloccheranno anche loro. Serrora si va a Chieti, insomma un derby con la giusta mentalità. Ma sicuramente, dobbiamo alzare sempre l'asticella, e questi ragazzi non si devono accontentare, ancora non stiamo facendo nulla, siamo solo all'inizio, l'importante è che stiamo prendendo consapevolezza. Oggi io abbiamo fatto una partita di personalità contro giocatori di spessore, normale, domenica è una partita bellissima da giocare, l'importante è che ci andiamo a giocare con la serenità giusta, con la personalità giusta, perché è vero che incontriamo secondo me una delle squadre più forti, se non la più forte del girone, però ce la possiamo giocare anche con loro.